Perché sono in una galleria del vento allestita qui a ECMA e tra l'altro la potrete provare appena la fiera aprirà ai visitatori, perché qui da Midland c'è una tecnologia che in realtà è un semplice aggiornamento gratuito, firmware, si chiama Digital Noise Killer e il nome è tutto un programma. In pratica serve per gli interfoni della serie BT Pro, quindi dal 2016 in poi, purtroppo non è disponibile per i vecchi modelli, ma tant'è, si tratta di una tecnologia sviluppata per l'ultima versione. Serve a tagliare il rumore del vento. Ho fatto una prova qui in questa galleria andando fino a 120 all'ora, in pratica basta che io accelero col gas e mi arriva un vento che mi simula la velocità di 120 km orari. Il microfono riesce a tagliare il rumore del vento tramite semplice aggiornamento. C'è un istante, uno o due secondi, in cui si sente il fruscio. Non appena l'algoritmo si adatta al rumore del vento, quindi al fruscio aerodinamico generato dalla moto e dalle turbolenze, viene tagliato quasi completamente. Si sente un minimo, ma davvero minimo, gracchiare ogni tanto, e soprattutto rispetto all'assenza di questo algoritmo la differenza è abissale. Fidatevi e le vostre orecchie ne guadagneranno. Tutte le informazioni sulla gamma di interfoni Midland le trovate su hdmotori.it, con i prezzi ovviamente, le schede tecniche e le immagini.